ci sfugge ancora molto di questo tumore. Entro certi limiti è un po' come chiedere qual è la causa del tumore della mammella. Si conoscono diverse piccole concause, nessuna delle quali però pesa in maniera veramente realistica. È sempre un'interazione tra la propria costituzione genetica, che può essere più debole nei confronti del tumore, o viceversa essere più forte, più protettiva nei confronti del tumore, e tutta una serie di situazioni ambientali, delle quali nessuna in assoluto è la vera e propria indicata causa. Cioè non c'è quel rapporto che c'è tra il fumo di sigaretta e il cancro del polmone, per intenderci, dove su 10 casi di tumore al polmone 9 insorgono in relazione al fumo. Il fumo giustamente è riferito alla causa principale, ma spiega solo un 30% dei tumori del pancreas oggi. Solo un 30% è francamente ascrivibile al fumo di sigaretta.